Iniziamo come sempre con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi ci ricorda Mino Raitano. Bentornati cari amici all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante che ha fatto innamorare il mondo intero. Sotto il segno del Sagittario nasceva lui, ascoltate. Avete sicuramente riconosciuto il brano Italia. Oggi, 7 dicembre nel 1977, nasceva Beniamino Raitano, in arte Mino Raitano. Perde la giovane madre quando ha appena 2 anni. Il padre Rocco fa il ferroviere e nel tempo libero suona il clarinetto. È anche direttore della banda musicale del paese in cui vive Fiumara, piccolo centro vicino a Reggio Calabria. Da giovane studia musica per 8 anni al Conservatorio Francesco Cilea, suonando il pianoforte, il violino e la tromba. All'età di 10 anni è ospite della trasmissione televisiva La Giostra dei Motivi, presentata da Silvio Gigli. Esordisce come musicista rock and roll insieme ai fratelli Franco, Antonio e Vincenzo. E a Franco Minniti, il nome del complesso varia da Fratelli Raitano, Franco Raitano e His Brothers, Beniamino e i fratelli Raitano. Alla fine dello stesso anno si trasferisce in Germania, pensate, dove il gruppo è scritturato per una serie di esibizioni, tra cui in un club in cui suonavano anche i Beatles agli inizi. Raitano racconta in seguito in molte occasioni l'episodio e il fatto di aver legato in particolare con John Lennon. Nel 1965 partecipa al Festival di Castrocaro cantando in inglese It's Over di Roy Orbison, senza vincere ma piazzandosi in finale. Ottenuto un contratto con la Dischi Ricordi, pubblica nel 66 La fine di tutto, versione in italiano di It's Over, e l'anno successivo esordisce al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Mogol e Lucio Battisti, Non prego per me. È grazie al successo di questi brani che acquistò, insieme a Papà Rocco e i fratelli, un appezzamento di terreno ad Agrate Brianza, dove fu costruito il villaggio Raitano, che nel 1969 ospitava le diverse generazioni della famiglia Raitano. Nello stesso anno scrive la musica del brano Una ragione di più, portata al grande successo da Ornella Vanoni. Nel 1973 scrive una canzone che partecipa e vince lo Zecchino d'Oro, La sveglia birichina. Il brano ottiene un notevole successo presso i bambini, anche nell'interpretazione del personaggio di Topo Gigio. Come attore la sua partecipazione più significativa è un cameo nel 1996 nel film Sono pazzo di Iris Blonde di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso
con discreta autoironia. Il grande amore di Mino Reitano è una donna dal nome Patrizia Renato. Nel 1977 il cantante annuncia le nozze mentre si trova ospite alla trasmissione di Maiko Buongiorno. La loro famiglia si allarga nel 1978 con l'arrivo della primogenita Giuseppina Elena, mentre l'anno successivo nasce la secondogenita Grazia Benedetta. Mino Reitano è stato sposato con Patrizia Renato per ben 32 anni. Nel 2007 gli viene diagnosticato un cancro all'intestino. Fu sepolto nel cimitero di Agrate, Brianza. Una curiosità bellissima, pensate, nel 2009 il volto di Mino Reitano è stato stampato su dei francobolli come omaggio all'artista dopo la sua morte. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Ci vediamo domani e pensate, qui domani presso la SLM ci sarà l'albero di Natale. Saremo addobbati per le festività natalizie. A domani, ciao a tutti!